Ma com'è nata questa rosa Capucci? È nata che mi ha chiamato Barney, ci voglio fare una rosa col suo nome. Dice, però non gli do una lira. Io guardi, ci sono abituato, non si preoccupi. Dice, come la vuole? Dico, la voglio viola col fondo verde mela. Mi dice, se la scordi. Perché le rose viola non esistono. E allora dico, me la faccia come vuole. Allora me l'ha fatta rosa, chiara chiara, e profuma. E nasce fino a settembre. Lei non ha mai pensato di aprire una scuola? No, perché io sono andato in molte scuole a dare lezioni, specialmente in Austria, in Germania. Però il problema è uno, che quando parlo con questi ragazzi e gli dice, avete visto la Cappella Sistina? Loro restano così, non sanno neanche che cos'è. Allora viene una tale delusione. Io fino da bambino disegnavo, ma non pensavo mai di aprire una sartoria. Disegnavo perché mi piaceva disegnare. Allora facevo il Biancaneve e i Sette Nani, così. Però c'avevo una mano molto felice per il disegno. E fino che cominciai a fare dei vestiti perché c'era mia madre, mia sorella, la sorella di mia madre, tutte donne a casa, e facevo dei vestiti e loro erano affascinate. Insomma, piano piano iniziò così. Poi incontrai una giornalista che si occupava di artigianato, una donna stupenda. Stupenda, vide i disegni e disse, lei deve aprire una sartoria. Io dissi, ma non è nelle mie intenzioni, perché io vorrei fare architettura, vorrei fare qualcosa di diverso. E, perché ho fatto poi il liceo artistico, l'Accademia delle Belle Arti a Via Ripetta. Perciò sì, avevo la mano bella per il disegno, però non pensavo mai a una sartoria. E lei disse, no, la deve aprire, guardi. Dico, ma poi scusi, con quali soldi? Mia madre gliel'ho detto e si è messa a ridere. E disse, non si preoccupi, ci penso io, gli porto io delle prime clienti. E io così, incosciente forse, non lo so, aprì questa sartoria in via Sistina, di fronte al teatro, all'ultimo piano. E lei mi portò tre famose attrici del periodo degli anni 50. Una era Isa Miranda, la seconda Doris Duranti e la terza Elisa Cegani. Tre tipi completamente diverse. Doris Duranti era stata compagna di vari fascisti, era una donna molto energica. Isa Miranda, bellissima e dolcissima, e l'altra era non bella ma molto chic ed era l'amica segreta di Blasetti, del regista. E piano piano poi nel frattempo c'era il marchese Giorgini di Firenze che aveva cominciato a fare le sfilate per la moda italiana, che allora ancora andavano a Parigi a copiare. E iniziò così questa messa della moda italiana con delle case di Roma, di Milano, di Firenze, di Bologna, eccetera.
Sono partito con l'idea di trovare 10 case di moda che volessero fare ciascuna di esse 18 modelli. 18 per 10, facevano una collezione di 180 modelli, quindi era una collezione considerevole, e sottoporla ai compratori esteri. Questo poi sembrava un sogno, perché quando io parlavo di moda italiana all'estero mi si rideva assolutamente sul viso, e non si pensava, non si voleva credere alla moda italiana, perché non era mai esistita prima, vero? Ma noi avevamo avuto una tale tradizione durante il Rinascimento, e la mia fede nella genialità italiana mi ha fatto insistere, e sono riuscito, dopo enormi sforzi, a avere questi pochi compratori nel febbraio del 51. Erano pochi perché erano case da me rappresentate che erano a Parigi a vedere le collezioni parigine, e se vennero a Firenze non fu per vedere una moda italiana, ma semplicemente vennero come visita di cortesia, accettarono il mio invito e vennero per 24 ore per farmi una visita. E io feci parte involontariamente, perché la mia direttrice andò a Firenze con tutti i disegni, li portò a vedere a Giorgini, tornò e mi disse, a conoscermi, mi disse: mi piacciono molto, però lei dimostra 14 anni, un ragazzino, dice, non la posso inserire. Dice, comunque, gli faccio vestire mia moglie e le mie figlie per il ballo di chiusura nei giardini di Villa Torreggiani, dove lui abitava. E andò tutto bene. E mi disse: prepari 15 vestiti, 5 tableau, 5, 5, 5, scelga lei, cocktail, sera, come vuole. Andò tutto bene. Io con la mia assistente, questa signora anziana, carina, che mi seguiva, successe che Giorgini voleva il silenzio, che nessuno sapesse della mia uscita, mentre una mannequin la mattina pensava che era finito il momento, incontrò Schubert e gli disse: stasera c'è un ragazzino con dei vestiti favolosi, belli, eh? E lui si arrabbiò, andò da Giorgini e mi bloccarono la sfilata. Fu il primo blocco della mia vita. E io ero distrutto, però Giorgini, da buon gran signore che era, mi disse: lei non si preoccupi, venga al mio tavolo, sarà con la mia famiglia che ha vestito, e la stampa vedrà che arriverà. Infatti questa esclusione fece un boom pauroso, perché arrivarono. E la prima intervista me la fece Oriana Fallaci. La bellezza, io credo, per me, io parlo logicamente, è qualcosa di vitale, è come respirare, è come vedere una bella giornata, è come vedere il bello. Amo il bello, detesto l'ignoranza, detesto la maleducazione, detesto il chiasso, cioè dei miei, che devo fare, dei ritmi della mia vita, anche perché ho avuto un'educazione da genitori molto simpatici, allegri, però erano molto seri nelle cose. Perciò il bello lo possiamo vedere ancora dappertutto, bisogna cercarlo, specialmente adesso. Allora uno che fa? Si infila dentro un museo, vede delle cose eccezionali. Ho un rapporto dei miei studi all'inizio, quando io ho iniziato a fare moda, ho lasciato praticamente gli studi come scultura, c'avevo Mazzacurati al liceo artistico,
C'avevo professori, insomma, anche molto in gamba e avevo dei buoni voti in geometria, in scultura. Perciò mi dicono delle volte i giornalisti, ai primi tempi, vestiti difficili, così, ma non si rendono conto che io venendo dall'Accademia delle Belle Arti, liceo artistico, io avevo un genere di vita, di memoria, di disegno, di ispirazione completamente diverso da quello che era la moda, completamente. Col fatto che io ho fatto sempre vestiti costruiti, perciò erano delle linee costruite, fino a quando arrivai a fare la linea quadrata, quattro cuciture, che diventava come una scatola, che l'Italia me ne disse di cattiverie, che inutile raccontarle, mentre l'America mi dette l'Oscar della moda a Boston, Filings di Boston, che premiava le più belle collezioni, e mi dette questa Oscar che ho di là come la collezione più creativa, e andò molto bene come vendite, come tutto, ed è una linea che ancora oggi porto avanti. Guardi, un giovane che vuole diventare stilista, numero uno ci deve credere, in pieno. Ci deve credere e deve elaborare il suo lavoro pensando non di fare, no, forse facevo l'attore, no, il ballerino, quello, quello, no. Hai scelto questa strada, portala avanti fino che stai in vita. È importantissimo. Io non ho avuto mai delle perplessità sul mio lavoro. L'ho sempre portato avanti seriamente. Perciò è un lavoro che purtroppo bisogna dedicarci la vita. Questo sì. Guardi, c'è un problema. Io ho fatto un lavoro dove dovevo santificare una donna, renderla bella, renderla sovrana, renderla giovane. E perciò quello che vedo oggi un po' mi offende quando vedo passare delle ragazze con i pantaloni tutti rotti da tutte le parti. Non è che dico che è bello. La guardo, ma mi dico, poveretta, una volta questo si buttava perché neanche i poveri la prendevano. Oggi va di moda. Ma questi sono degli spot che durano poco. Guardi, quelli da Montalcini, Ah, ecco. i libri che mi ha regalato con la dedica sono tutti questi. Ah. Tutti. Vedete? Certi sono della difficoltà, lo credo. è perché parlano Eh di beh, scienza, io certo. lì
Certo. C'ho grossi dubbi perché... sì, immagino. Tanti. L'universo, guardi quanti ne... Questo è tutto il reparto Levi Montalcini. Poi lei, quando morì, aveva 47 miei vestiti, Levi Montalcini. Perché dopo il Nobel, lei si affezionò... Perché io col Nobel azzardai un po' perché gli feci una piccola coda. E lei mi disse, no, io non la porterò mai una coda perché casco. Io, professoressa, ma assolutamente no. Lei, quando la chiamerà il re, tutti gli accademici si alzeranno e lei è l'unica donna che prende il Nobel quest'anno. E quando lei si alza, deve essere la regina lei. Allora, questa cosa l'aveva un po' eccitata. E lei mi disse, io la porterò, poi la chiamerò e gli dirò come è andata. Infatti mi chiamò la sera e mi disse che la regina gli aveva fatto i complimenti. Natura e animali è il mio mondo. C'è un rapporto stupendo. Io ho avuto papere ammaestrate, ho avuto gatti, ho avuto... pappagalli, e mia sorella poi una volta che era un po' capriccioso e si voglia una bestia strana mi ordinò un ghepardo, però arrivò in Svizzera che era malato completamente, perciò non poteva camminare e se no a quest'ora magari non stavo qua, mi aveva divorato. No, io ho un rapporto bellissimo con gli animali. Tutti, 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 con gli animali e con la natura. Li prendevo in Italia e in Francia. Molti le facevo fare su mio richiesta. Molto ho lavorato con l'antico sudificio fiorentino, dove fanno l'ermesino, che viene da Hormus, dalla Persia antica, che era un tessuto per gli imperatori. Ed è molto bello perché è un tessuto unico. E lì ne ho presi non so quanti, gli ermesini. Poi lavoro molto con Taroni a Como. E poi lavoro, quando stavo a Parigi lavoravo anche, perché ho avuto 6 anni una casa anche a Parigi, una a Roma e una a Parigi. Le prendevo da Staron, da Petillot, da tutti i vari Brosson de Meret, tutti i vari chi faceva cotone, chi faceva sete, chi faceva lane. Ho avuto sempre il meglio, ma allora c'era tanto da scegliere, oggi no, perché chiede un colore, se non va di moda non lo fanno. Ah. È tutto finito. Bisogna essere, è difficile seguire questo mondo, io non ce la faccio a seguirlo, sono sempre controcorrente e allora dico ma intanto ormai ho 90 anni, chi se ne importa, perché mi piace seguire la mia vita, il mio stile, il mio carattere, non mi piace cambiare. Questo vaso qua l'ha disegnato lui e l'ha fatto produrre da un orafo. Ah! Da un argentiere, insomma. Ma è meraviglioso. Ma è una conchiglia? Sono due conchiglie. Sì. Sono due conchiglie. Bellissimo. E poi il mio cesellatore ha fatto tutto il resto con disegno. Andando per strada e vedere certo turismo curioso, sia italiano che straniero, mi veniva una rabbia, dico, ma perché una donna si deve combinare così?
perché poi stranamente mai una bella che si combina male, sempre sono delle ciccione, cioè, comunque. Allora, dissi a un mio amico, quello che ha fatto la mia casa qua, e mi disse, guarda, fa conto che vai al circo e che ti diverti. Ridi quando li vedi, ridi, prendi in giro e... Allora io, tornando a casa, facevo lo schizzo, che poi gli amici, abituati a questo ritmo, mi mandavano le foto che facevano per strada di nascosto a queste donne strane. E ho fatto anche quelli, guarda, faccio tutti i disegni. Sì. A me basta darmi una matita di foglio e già sono felice. Ah sì, eh. Vedendo la mostra a Siviglia, queste meraviglie che sono le donne aristocratiche spagnole che fanno le donazioni alla Madonna. Poi in Italia, nelle varie chiese che io frequento, sono queste Madonne vestite di plastica, non so, che non hanno un minimo di bellezza, di carattere. Allora uno va a vedere le varie produzioni dei grandi pittori che come hanno vestito la Madonna. E da lì mi è venuta l'idea, io vorrei fare, io voglio vestire la Madonna. Però non sapevo di incontrare i due fratelli Tarroni e fare questa mostra. Beh, quando si parla di Capucci i numeri non bastano mai. Pensiamo ad esempio ai 180 metri di plissé declinati nelle 172 sfumature del mare per l'abito Colossal Oceano, o i 500 metri di taffetta bianco, argento e ghiaccio delle vestali che appaiono all'Arena di Verona nel 1986, e si potrebbe proseguire ancora. Per dare vita all'ultima collezione immaginata dal maestro, si è resa necessaria la formazione di un gruppo di lavoro composto dalle migliori eccellenze sartoriali attualmente reperibili in Italia. È una ricerca che ha attraversato l'intero paese, dalla Lombardia alla Sicilia. La selezione è durata 2 anni ed ogni componente è stato valutato e poi indicato personalmente dal maestro Capucci sulla base delle competenze specifiche. Per la realizzazione delle grazie sono corsi in totale 11 mesi di lavoro per 12 sarte, a cui vanno sommate altre 27 persone fra collaboratori, artigiani e addetti di laboratori specializzati. Grazie alla collezione alla quale Roberto Capucci dedica gli ultimi 8 anni di ricerca. Il maestro dice in una sua intervista, è un omaggio alla Madonna, e insieme il mio omaggio più elevato alla donna attraverso colei che ne rappresenta appunto il massimo archetipo. Ma non solo, mi permetto di aggiungere, è un compendio di storia dell'arte. Dentro si trovano riferimenti a Leonardo, a Donatello, a Beato Angelico e molti altri. È una summa dell'arte sartoriale. C'è una compenetrazione fra alta moda e le antiche tecniche proprio del culto delle Madonne vestite, fra sete tessute su antichi telai e ricami eseguiti a mano. E non ultimo è un'autobiografia di Capucci, dove incontriamo tutti quei dettagli iconici di questo grande couturier che da sempre insegue il sogno di vestire l'etereo, l'impalpabile. In sintesi, è un documento di straordinaria importanza storica. In questo progetto, oltre ad essere curatore della mostra, ho diretto la produzione della collezione stessa, dal cartamodello all'abito finito, gestendo il rapporto con i fornitori e tenendo monitorato fase dopo fase l'intero ciclo produttivo. Tutto questo ricevendo quotidianamente le direttive dal maestro e coordinando il lavoro delle sarte e delle ricamatrici. Il progetto espositivo originario era stato preparato per le sale site al piano terra e al piano nobile del Palazzo della Cancelleria Apostolica. A causa di forza maggiore si è poi trasformato in un'installazione all'aperto. Abbiamo quindi fatto di necessità virtù e optato per una scenografia naturale, suggestiva e simbolica. Cercavamo un fiume, uno specchio d'acqua, un lago, una cascata e abbiamo trovato tutto a Isola dell'Iri, in provincia di Frosinone. Luogo incantevole, l'unico al mondo dove tutte queste cose sgorgano all'interno di un centro cittadino. Dal materiale documentario acquisito abbiamo poi tratto la mostra virtuale Grazie, Roberto Capucci e la ricerca della bellezza, che ora è richiesta dal Santuario del Cristo Redentore di Rio de Janeiro in forma fisica.